Nessuno spiraglio che apra una prospettiva diversa da quella del licenziamento per i 28 dipendenti della Panapesca, grande azienda valdignevolina del settore alimentare, per i quali è stata avviata a settembre la procedura di mobilità. L'incontro in Confindustria, previsto per legge in questi casi, si è risolto con un nulla di fatto e nessun accordo tra sindacati e impresa, con le organizzazioni del commercio di CGL, CISL e UIL, che riferiscono di trovarsi di fronte a un muro alle richieste di prendere tempo per trovare soluzioni alternative, Panapesca parla di crisi finanziaria, o consentire di ricorrere a ammortizzatori sociali. Oggi finivano i 45 giorni di tempo per trovare un accordo sindacale per la mobilità, questo accordo è saltato, quindi non abbiamo firmato l'accordo, l'azienda è rimasta ferma nella sua posizione, quindi della procedura di mobilità. Nonostante le nostre pressioni, nonostante aver rimesso sul tavolo alcuni temi che per noi erano fondamentali per salvaguardare l'occupazione di questi lavoratori, purtroppo l'azienda è rigida nella sua posizione di una procedura di mobilità dicendo che è rinunciabile e quindi diciamo che ha bisogno di accelerare i tempi. Si possono utilizzare tranquillamente altri strumenti ammortizzatori sociali che possono aiutare anche ad alleviare il problema, anche perché noi abbiamo persone che sono lì a lavorare da 35 ai 40 anni e sarebbero in grave difficoltà chiaramente a rimanere senza lavoro, e siccome gente che insomma, ha anche una certa età, è chiaro che il mercato del lavoro sappiamo benissimo quali difficoltà crea oggi a chi deve trovare un lavoro. Anche su questo c'è stato muro, perché l'azienda dice che ha fretta di chiudere perché non ha voglia di fare costi. E su questo l'azienda sa benissimo che una procedura senza accordo sindacale ha dei costi non indifferenti anche per l'azienda. Abbiamo proposto che si può ovviare anche a quei costi con un accordo che però preveda delle soluzioni di ammorbidimento anche per il personale. È stato fatto muro anche su questo. Prossima tappa della vicenda, un ulteriore incontro, stavolta in provincia, da tenere a breve, ma con aspettative che paiono scarse per un mutamento del quadro prospettato con i licenziamenti. Siamo rammaricati molto, perché per la verità stamani gli abbiamo anche chiesto di poter prolungare, la legge ce lo consente, i 45 giorni di trattativa sindacale per andare ad attivare l'unità di crisi della provincia con l'assessorato al lavoro, proprio per vedere se rispetto alla responsabilità sociale che un'azienda generalmente dovrebbe avere, un'azienda radicata sul territorio e storica sul territorio come questa dovrebbe davvero sentirla la responsabilità sociale, per vedere se c'è la possibilità anche attraverso le istituzioni della riconversione dei lavoratori, perché magari qualche altra azienda può farsi avanti per farsi carico della produzione, quindi un tentativo che però l'azienda ci ha totalmente negato.